Vuento, vuento, ma non volo come lo vento, se mi afferra per i capelli, io mi scivolo come una guida. Signore e signori, buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo dall'Alta Terra di Lavoro, da Cassino, e questa sera per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro parleremo di arte identitaria, di arte napoletana, di arte campana e di arte laborina. E con chi lo faremo? Lo faremo con un personaggio molto molto importante, e però come nostro solito lo anticipiamo con un breve video. C'è steva una volta una coppia, un marito e una moglie. Mo chissà, stevano sempre a famuina, stevano sempre a litigare. La moglie aveva un cuore marito. Oh, tieni peccerilla, tu mi hai sposata e mi hai infelicitata, perché come se non lo tieni? Quella povera femmina teneva pure un po' di ragione, voi capite a me. Il marito stava proprio mortificata e non sapeva come va a fa. Mo succedette che stava per la strada e incontrai Gesù e si confessò a lui. Gesù si commosse a sentire il povero uomo così disperato e allora gli regalò un anello affatato e ci ricette. Si vuo fa crescere o pesce, fatto segno la croce e ti crescerà di un palmo. Si vuo fa tornare con mera, fatto segno la croce a mano smerza. L'uomo se ne tornò a casa tutto contento, ma più contenta essa fu la moglie che finalmente teneva un marito. Nu giorno succedette che l'uomo stava in una campagna e si fermai a una fontana per se lavare in mano. Insomma, che essa per se lavare in mano scordai l'anello alla fontana. Passai per loco un prevete che verette l'anello e se lo pigliò. La sera si ricenne messa e ogni volta che faceva il segno della croce, pa! O cazzo se ne cresceva in un palmo. E il giorno appresso succedette la stessa cosa. Era diventato così grosso che il prevete chiamò sacrestana per tornare a casa. Chi lo sacrestano bene facetta, arruvogliai che sto coso grosso, ci mettette un coppia in spalla e se niente a casa. Manco dottore potette fa niente. L'uomo che aveva perso l'anello venette a sapere il fatto e gli ette a due prevede e ci ricette tutto cosa. Se tu vuoi farlo tornare con mera, te fu segno la croce a mano a smerza. O prevede abbiava se fu segno la croce in questa maniera una volta, e due, e tre, e non si fermava. Ma che può fa? Ci ricette l'uomo. A roppe vuoi che ci passate? Meglio se faccia sparire tutto quanto. Ecco, avete visto una persona che sta narrando una favola, una poesia, una favola, una fiaba nostra. E con chi ne parleremo di queste favole? Ne parleremo con una persona molto, molto importante, un luminare, un antropologo, un professore di spessore internazionale. Parlo di Augusto Ferraiolo. Ciao Augusto, come stai? Ciao Claudio, benissimo, grazie per avermi invitato alla tua trasmissione, insomma, che
Mi fa piacere essere presente, insomma. Ti Premetto. ringrazio per le belle parole. Spero, come Premetto. dire, non so quanto me ne merito, però appunto ti Il tuo ringrazio. curriculum parla da solo. Premetto che mi permetto di dare del tuo a gusto perché mi ha autorizzato, non perché se no non mi sarebbe permesso. Il tuo curriculum parla da solo, addirittura anche università internazionale in America. Dici di te un attimo, dai. Dunque, allora, il mio curriculum parla da solo. Il mio curriculum è effettivamente abbastanza, come dire, corposo, ma questo secondo me è indice solo di una cosa, del fatto che ormai sono molto in là con gli anni, insomma. No, voglio dire, sì, insomma, sì, qualche esperienza diciamo che l'ho fatta, esperienze che ho il piacere di avere avuto. Su tutti e due i lati dell'Atlantico, insomma, cioè, per cui ho lavorato molto in Italia, però è dal 99 che sostanzialmente, almeno fino all'inizio della pandemia, lavoravo più negli Stati Uniti, per l'esattezza alla Boston University, e per poi rientrare in Italia nel 2019, insomma, alla fine del 2019, quando è scoppiata la pandemia, con tutto quello che chiaramente ha provocato. Che dirti? Ti E che dico dire? che È il lavoro che fai. faccio Sei l'antropologo, insomma, antropologo antropologo. accademico, quindi nelle università. Sì, e faccio l'antropologo culturale, che in realtà è una definizione che va a coprire diversi ambiti, no? E a me il punto di partenza, come studi che ho fatto, è stato il folklore, la storia delle tradizioni popolari. All'epoca collaboravo con Lello Mazzacane all'Università di Napoli. E poi più in là ho lavorato abbastanza anche con l'Università di Cassino, insomma, Ah sì, con con chi? Sonia Giusti, a cui debbo molto. Sonia Giusti, anzi, penso che sia una parte fondamentale della mia formazione. Puoi ripetere meglio il nome, che il volume non è eccessivo. Sonia Giusti ha insegnato antropologia all'Università di Cassino. Non ti so dire quando è andata in pensione, qualche anno fa, però a cavallo del 2000 era lei l'ordinario che gestiva la cattedra. Tra l'altro, con persone nella cattedra molto valide come Floriana Ciccodicola, che mi fa piacere ricordare, persona molto valida. E Sonia Giusti è quella che in qualche maniera poi mi ha aiutato in qualche maniera ad inquadrare un poco meglio la modalità di lavoro. Grazie a Sonia, ho cominciato ad occuparmi di antropologia storica, ed è una cosa che a tuttora faccio, insomma. Poi è chiaro, il bello dell'antropologia, no? È che, come diceva qualcuno, è un po' come il maiale, nel senso che non si scarta niente nell'antropologia. Qualsiasi tematica può essere di rilevanza antropologica, dipende moltissimo da come tu l'approcci. Dipende moltissimo dalle tue personali idee, dalle tue personali impostazioni, no? Quindi qua intervengono veramente decine di variabili a definire uno quello che è o quello che magari non è riuscito ad essere. Insomma, io mi ricordo che quando cominciai a lavorare con Lello Mazzacane a Napoli, il mio progetto era quello di diventare etnomusicologo. Più o meno ci sono andato vicino, ma poi ho preso altre strade, insomma, per cui poi, se uno ti chiedesse, ma allora come sei andato a finire dall'etnomusicologia agli studi sulla stregoneria? È pure un po' difficile da spiegare, perché sono percorsi di vita che tu fai e che a un certo punto ti portano dove sei, insomma. Una cosa però, ripeto, mi permetto di dirla, e la dico con un pizzico di orgoglio, spero me lo consentirai, che
mi sono sempre divertito. Nel fare le cose che ho fatto, mi sono sempre divertito. Hai detto una santa verità, Augusto. Quando una persona riesce a divertirsi nel proprio lavoro, vuol dire che forse si può dire che si sente realizzato. Non dico totalmente, ma al 50% sì, perché poi c'è la sfera familiare. Se uno si Certo. sente realizzato nella famiglia e nel lavoro perché si diverte, credo che non ci sia cosa migliore, eh. No, io guardo, vi ricordo a questo punto uno allora, forse esagero nel ricordare questi nomi, ma per me sono nomi importanti che mi hanno veramente aiutato a formarmi come persona che si occupa di queste cose, come studioso. Io ho avuto la fortuna di essere allievo di un grande antropologo culturale, un norvegese che si chiamava, purtroppo non c'è più, si chiamava Frederik Barth. Questo signore, personaggio di livello enorme, insomma, io mi ricordo non c'era lezione che lui non mettesse o all'inizio, per lo mezzo o alla fine. Questo concetto che proprio è diventato una goccia, che poi alla fine veramente ha fatto il buco in testa, è il caso di dirlo. Dice: quando dovete fare una ricerca, dovete fare qualcosa che vi diverte, perché altrimenti perdete tempo, non riuscirete mai ad ottenere quello che vi siete prefissati. Per cui in ogni tipo di ricerca che voi fate, non ha importanza l'oggetto della ricerca, è importante che voi vi relazionate bene e con divertimento con l'oggetto. Ma qualche volta questo implica anche magari non prendersi troppo sul serio, perché delle volte uno degli errori che in antropologia, ma non solo in antropologia, si fa è quando si assume questo atteggiamento di estrema serietà, che secondo me Si può non dà dire molto. che molti antropologi pensano di aver scoperto il segreto del Santo Graal e pensano di essere depositari della verità, o mi sbaglio? Ma quello è il problema, insomma, no? Cioè, voglio dire, non vorrei deludere qualcuno, ma in primo luogo non penso che esista un santo Graal. E No, in per dire, secondo luogo, uno no, pensa. nel senso, proprio per confermare quello che tu dici, no? Sì, la gente pensa di aver scoperto il santo Graal. Innanzitutto non c'è un santo Graal. E secondariamente poi, voglio dire, ammesso in un concesso che ci sia, che senso ha? Se noi partiamo con l'idea che saremo assolutamente originali, che saremo assolutamente rivoluzionari in quello che facciamo, abbiamo un delirio di onnipotenza, che sarebbe il caso che uno si va a vedere da uno psichiatra, ma non c'è proprio il minimo senso in questo discorso. Perdonami se ti faccio degli esempi sulla mia esperienza, no? Io quando ho cominciato a lavorare in quel di Boston negli anni 2000, ho fatto una ricerca sul campo, su un quartiere, il quartiere italo-americano, che si chiama North End. Questo è il Come si nome chiamava? del quartiere. North End si chiama così. Ed è il quartiere storicamente italo-americano. Ora, tu tieni presente che uno dei caposaldi della sociologia ed antropologia, non solo americana, ma proprio contemporanea, è un libro che si chiama Street Corner Society, scritto da un signore che si chiama William White, che studia proprio questo quartiere. Allora, cioè, che approccio avrei dovuto avere? Adesso vado là e dico che questo è un cretino, oppure vado là e rivoluziono? No, 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 no. Io vado là come Augusto, con il mio bagaglio di virgolette conoscenze che ho, lo affronto. Ma lungi da me l'idea di essere originale o di aver fatto chissà quale cosa rivoluzionaria. Mi permetto di dire, però, poi alla fine, forse un piccolo contributo all'interno della storia delle immigrazioni italiane negli Stati Uniti, soprattutto da un punto di vista antropologico e culturale, mi permetto di dire che forse l'ho dato. Però è un piccolo contributo, non è che sia chissà quale rivoluzione, non ci credo nelle rivoluzioni.
Ci ho creduto negli anni 70, ma evidentemente Ci abbiamo creduto in tanti negli anni 70. Io personalmente quello che mi ha più colpito quando si parla di emigrazione è stato Paolo Cinanni, Imperialismo e Emigrazione. guarda, c'è una bibliografia Scritto nel sterminata. 67, che purtroppo non viene più pubblicato. Sono riuscito a trovarlo in una biblioteca per puro caso. Volevo farti un'altra domanda, visto che mi hai aperto. Figurati, No, no, io faccio lo studente adesso, quindi mi permetto di. No, perché la curiosità dello studente. è Guarda, sempre hai una buona anche. cosa. No, figurati. Quando entra la soggettività nell'oggettività dell'antropologo? Al 100%, perché non esiste l'oggettività dell'antropologo, semplicemente questo. Esiste un soggettone, nel caso mio particolare. No, a parte la battuta, non esiste l'oggettività. Il concetto che uno possa andare sul campo e dire poi io oggettivamente ho fatto questa rilevazione, cioè, ma non esiste proprio. Ma se tu pensi, guarda, qua c'è un paradosso, no? Pensa per esempio a quando fai una fotografia di una festa, no? Penso ti sarà capitato, o una Come no? fotografia di un rituale, o qualsiasi cosa. Tu dici, cappero, c'ho una macchina fotografica, faccio un click, che cosa c'è di più oggettivo di questo, no? Cioè, cavolo, sta là. E invece no, anche quella è una cosa completamente soggettiva, perché sei tu che scegli la prospettiva. Sei tu che scegli il momento, sei tu che scegli quello che fare e quello che non fare. Quindi, come vedi, è sempre una faccenda di scelta. L'antropologo si deve mettere in testa una cosa, dico l'antropologo, ma in generale chi studia i fenomeni sociali, che è, come diceva qualcuno, parte di questo percorso di ricerca. Non è una cosa a parte. Faccio un esempio, perdonami se lo faccio un po' cattedratico, tra virgolette, no? Cioè, nell'antropologia si studia un capolavoro che è Argonauti del Pacifico occidentale, di un signore che si chiamava Bronislaw Malinowski, 1920-1921. Questo avanza come ipotesi teorica, un'ipotesi che all'epoca andava bene. Dici io, come antropologo, che voglio fare? Voglio fare la mosca sul muro. Cioè, voglio dire, Voglio voglio fare? andare Voglio fare? La mosca sul muro, the fly on the Ho wall. capito. Cioè, praticamente io osservo le cose, nessuno a me mi vede, quindi io quello che osservo è oggettivo. Ma non è vero, perché anche la mosca sul muro comincia a dare fastidio alle persone che stanno là dentro, nella stessa stanza. Comunque sia, tu come studioso, come ricercatore, come metti il nome che vuoi, influenzerai il campo che stai osservando. Questo è proprio un dato di realtà. Io, quando onestamente, se sento qualche collega o magari qualche studente che dice no, no, ma io sono stato oggettivo, dico no, no, aspetta un momento, sediamoci a tavolino e ragioniamo, perché ripeto, è una mia posizione naturalmente, ma secondo me l'oggettività è bene che uno se lo scordi, insomma. Cioè, ci possono essere vari gradi di soggettività, questo sì, uno magari. Ma io ti faccio un esempio, ancora una volta, adesso come adesso, in antropologia ci sono metodologie che proprio prendono in considerazione questa assenza dell'oggettività e la portano all'estremo. C'è per esempio un interessantissimo filone che si chiama quello dell'autoetnologia. Vale a dire, no? Immagina che io voglio studiare non so, il Carnevale di Montemarano, giusto per fare un nome, no? Allora, io posso andare a Montemarano, posso portarmi telecamere, macchine fotografiche, registratori e faccio questa ripresa, eccetera. Oppure posso fare un'altra scelta. Io vado a Montemarano, mi godo quello che sta succedendo, come dire, cerco di assumere tutte le informazioni che riesco a prendere. Quando torno a casa, chi è il vero informatore non è la persona all'esterno, ma sono io stesso. Cioè io
Assumo le informazioni che ho preso nel momento in cui le ho viste. Divento io l'informatore. Questa è la completa negazione, e c'ha degli spunti interessanti in termini metodologici, proprio dell'oggettività. Qua siamo nel puro soggettivismo, e secondo me non è tanto male. Perdonami tutte queste chiacchiere, ma mi hai un po' No, provocato. no, no, aspetta, aspetta. Mo devo prendere una bacchettata, la devo prendere. No, figurati. No, perché poi faccio le domande un po'. No, Forse sono infantile. veramente No, adesso interessanti. faccio una domanda, forse infantile, da ignorante, per fortuna, perché l'ignoranza io credo che sia una virtù, Augusto. Sempre una cosa grande, insomma, non so. Quando si può rischiare di poi sconfinare nel relativismo? Sempre, sempre. Vabbè, anche lì bisogna però una cosa. Quando noi parliamo di relativismo, insomma, il relativismo è quella specie di approccio che in qualche maniera giustifica tutto quello che succede all'interno di una cultura altra. Quindi dipende relativamente dal tuo approccio, dipende poi dalla tua scelta analitica quello che fa. Io sul relativismo ricordo sempre, ma c'è un'altra grande lezione, stavolta purtroppo non ho avuto la fortuna di averlo come maestro diretto, però penso che come molti altri, te compreso, ci siamo fatti un poco di letture riguardo De Martino, no? Ernesto De Martino, che su questa storia del relativismo dice: no, aspettate, proprio perché io come studioso mi metto e vado in contatto con quest'altra cultura che è davanti a me, io prima di tutto non assumo che la mia cultura sia migliore di quella che sto osservando, però neanche pretendo di essere immerso all'interno di questa nuova cultura che io non conosco. Quello che riesco a fare, mettendomi in una posizione critica sia della cultura che osservo, sia della mia cultura, è quello di creare una dialettica o uno specchio, lui usa molto la metafora dello specchio, in cui attraverso l'altro io riesco a interpretare anche me stesso. Quindi il gioco è molto interessante, insomma. De Martino era un genio, Quindi insomma. possiamo concludere questa piccola parentesi, piccola, importantissima parentesi, che con l'antropologia non esiste né il dogma né il sacro, ma è soltanto il confronto di vari metodi scientifici che si confrontano e che si integrano tra di loro. Solo il metodo scientifico, che comunicano tra di loro, vari metodi, giusto? Questo è. Sì, questo sicuramente, però tengo a precisare, questa è la mia posizione, cioè io ti sto descrivendo come lavora Augusto, insomma, Io non. sto parlando con te, noi stiamo parlando con No, no, te. e questo vi dico, non ho la pretesa di dirti così deve essere. Ancora una volta, proprio seguendo lo stesso ragionamento che ti ho fatto, ti dico, io personalmente, quando lavoro, quando faccio una ricerca sul campo, quando mi metto a scrivere delle cose, uso queste scelte, uso questa negazione dell'oggettività, uso questa negoziazione tra culture, perché la ritengo estremamente produttiva, insomma, non. Però Bello questo termine, mi mancava il termine negoziazione. ma è un po' quello, capisci? Cioè, io se c'è bello, se c'è una cosa bella nell'antropologia, secondo me ce ne sono parecchie di cose belle, però una delle cose belle è proprio che tu entri in contatto con tutta una serie di persone, di istituti culturali, di eventi, di performance, cioè, in cui ti devi mettere in gioco. E allora non è soltanto l'osservazione. Io osservo, però mi devo pure chiedere, ma che sto a fare qua? Questa era la famosa domanda che si poneva Lévi-Strauss agli inizi della sua carriera e dei suoi lavori nell'Amazzonia, no? Che lui da buon sociologo, antropologo francese, va a fare la sua brava ricerca sul campo in Brasile e a un certo punto si pone questa domanda, dice, ma io che ci sto a fare qua? Insomma. E se tu pensi la banalità della domanda, in realtà implica una serie di risposte che non sono banali, manco per niente.
Perché ti pone il problema, dice, ma che ci fa un uomo che appartiene ad una cultura occidentale a invadere, a negoziare con rappresentanti culturali altri? Dice, qual è il senso di questa storia? Il senso è che forse impari qualche cosa su se stesso, insomma, quando fai questo tipo di lavoro, o almeno questo è uno degli obiettivi. Oppure riesci a trovare qualcosa che è dentro il tuo patrimonio genetico e che non sapevi di avere. Ah, insomma, cioè è chiaro che scopri delle cose, insomma, che ti riguardano. Io ti ripeto, da questo punto di vista mi ritengo fortunato per aver avuto l'opportunità di fare questo lavoro, perché sia qua in Italia che altrove, uno, come ti dicevo prima, mi sono divertito. Due, credo di avere. Ho la pretesa di aver imparato qualche cosa, insomma. Ma credo che hai anche dato molto agli altri, insegnato molto agli altri, questo è importante. Diciamo, Anche se uno perché sta poi, parlando. nello stato in cui si trova il mondo universitario italiano, fare lo studioso in Italia, l'accademico, è tosta, No, ma io soprattutto l'antropo. infatti, però io con l'Italia in termini accademici ho avuto una fase iniziale, ma poi non ho più avuto contatti. Vabbè, Mi sono allora diciamo. spostato altrove, insomma. No, ma senza, come dire, senza, non vorrei sembrarti polemico, però appunto non c'ho veramente poco da spartire con l'Accademia italiana, insomma. Beh, oddio, Augusto, dopo le vicende di Suarez nell'università di Perugia, quell'altra di Dostoevskij, cioè siamo messi proprio male, veramente male. Comunque, vabbè, adesso diciamo ai nostri spettatori perché sei qui. Allora, dobbiamo dire, faccio questa premessa, tu sei qui perché innanzitutto feci un'intervista a Lello Traisci. Lello Traisci mi ha presentato Nico Vescuso, con cui abbiamo fatto quindi una trasmissione con Lello, uno con Nico, e Nico mi ha detto: guarda, contatta pure Augusto Ferraiolo perché credo che ti possa molto interessare i lavori che lui ha fatto. E quando ti ho chiamato non pensavo che tu eri quello che sei, infatti ecco perché mi sono trovato a chiamarti Augusto, quindi non Ma posso tornare più indietro. piccolo, Però adesso noi facciamo identità, noi siamo napoletani, siamo identitari, chi ci dice borbonici, chi identitari, chi napoletani, ma noi ci occupiamo di storia, ma anche recupero delle tradizioni antiche, delle identità antiche, che poi sono quelle che non sono, hanno creato, secondo il mio modesto avviso, le nostre tradizioni non sono una delle tradizioni, ma sono le tradizioni che sono stato l'humus per tutta la civiltà, anche contemporanea, tutto parte dalla nostra terra, secondo il mio modesto parere, anche se posso pensare di essere fazioso. Dimmi come inizia, poi andiamo alla larga, il tuo rapporto con l'etnologia musicale popolare nella nostra terra e come lo hai sviluppato, per poi arrivare alla parte più finale che dà il titolo a questa trasmissione, Racconti meravigliosi. Allora, come ti dicevo prima, tieni sempre presente questi diversi percorsi che si intrecciano a distanza di anni, poi ritornano e proverò a spiegarti per quale motivo. Allora, tieni presente la mia età. Io non sono un giovincello, come si può ben vedere. Io comincio ad occuparmi di tradizioni popolari a metà degli anni 70. Ora, chi si ricorda quegli anni o chi ne ha letto di quegli anni si ricorderà che c'era tutto un fermento culturale connesso, parlo delle nostre zone, parlo soprattutto del napoletano, connesso con la riscoperta della musica popolare. Ti ricordo, ma non ce n'è bisogno, voglio dire, però giusto per fare dei nomi. Gli anni 70 sono gli anni in cui si forma la Compagnia di Canto Popolare, in cui Roberto De Simone comincia la sua Beh, straordinaria. fine anni 60 si comincia a formare, Sì, no, per che poi questo dopo si al 72 Edoardo riporta Spoleto. Sì, no, ma infatti, ma io li affronto per la prima volta dal 74-75 più o meno, no? Anche 70, vabbè, insomma, in metà Famosa degli anni canta 70. Cenerentola del Ecco. 75 con Isa E Tanigi. dicevo, per cui
io ero iscritto a sociologia e mi interessavano, ma proprio a livello di ascolto, proprio di piacere dell'ascolto, mi interessavano questi lavori e entro in contatto con primo con Lombardi Satriani, Luigi Lombardi Satriani, poi con Lello Mazzacane, vabbè, ci saranno anche altri personaggi, forse non è il caso di citarli. E comincio a lavorare con loro su questo mio progetto di tesi. Il mio progetto di tesi era sui canti popolari relativi ad un particolare ciclo produttivo, che è il ciclo produttivo della canapicoltura nella zona del Casertano. Fino alla fine degli anni 60, l'economia nel Casertano era, parlo del. Soprattutto l'economia agricola si basava sulla canapa, sulla Nel coltivazione cuore della della canapa, terra di lavoro. al cuore della terra di lavoro. Io faccio questa tesi anche qui, i colpi di fortuna, perché poi c'è da dire poco, Claudio. Cioè, delle volte nella vita ci vuole fortuna. Io devo riconoscere che ce l'ho avuta questa fortuna. Cioè, per cui Lombardi Satriani prima, Amalia Signorelli poi, Lello Mazzacane sempre mi indirizzano verso una persona che insomma era un nome grosso, è un nome grosso, che è quello di Diego Carpitella. E Diego? Diego Carpitella, docente di etnomusicologia a Roma, io però stavo a Napoli. Comunque faccio questa tesi di laurea e va bene, fortunatamente, con questa impostazione. La tesi di laurea è una tesi di etnomusicologia, sostanzialmente. E dopodiché io continuo a lavorare molto sulla musica, poi però mi rendo conto di non essere, cioè almeno mi guardo dentro e c'è qualcosa che non funziona, insomma, cioè nel senso che io, per quanto adori la musica, per quanto l'abbia approcciata, come poi ti dirò in seguito, anche in maniera forte, però non mi reputo un musicista e non mi reputo soprattutto con adeguate competenze musicali da poter fare un discorso etnomusicologico veramente approfondito. È rimasta la musica popolare, ce l'ho sempre avuta poi comunque come compagna, insomma, anche se poi magari spostandomi dalla campagna in altri lidi, però ho fatto un viraggio. Mi sono spostato da questa oralità musicale, mi sono spostato ad un'oralità narrativa, cioè in altre parole, sono passato dal canto popolare alla favola. È un Canto percorso. popolare alla favola. Sì, dal canto popolare alla favola. Perché questo? Appunto, come vi dicevo, perché a un certo punto avvertivo che mi mancava qualche cosa come etnomusicologo, avrei dovuto intraprendere un percorso di studi che non so manco quanto poi alla fine mi interessava, ma dovevo entrare proprio nello specifico tecnico musicologico. Che era una cosa che non so, non è che mi interessasse più di tanto. Da questo punto di vista, penso di avere più una prospettiva antropologica più che squisitamente etnomusicologica. E quindi faccio questa scelta, insomma, faccio questa scelta, passo dalla musica alle favole, pur mantenendomi, come dicevo, sempre con le stesse metodologie di raccolta, nello stesso territorio di studio, vale a dire la Campania e la ricerca sul campo, e da qui comincio poi a pubblicare una serie di lavori, insomma, sulle favole. Incroci Basile in questo caso? Relativamente, Basile chiaramente personalmente l'ho incrociato di brutto, però non l'ho mai utilizzato molto, perché per quello che mi serviva poi, Basile sostanzialmente ti serve molto se ti occupi di favola, proprio di favola nel senso stretto e tecnico del termine. Se ti occupi più di racconti, anche racconti brevi, anche racconti che hanno a che fare con le streghe,
come Unacelli, Lupi Manari e cose di questo genere. Basile ti aiuta, ma fino a un certo punto. Io ho fatto questa scelta che poi, appunto, come dicevo, successivamente, no? Passi dalla musica alla favola, poi dalla favola ai racconti. Dai racconti poi passi alla stregoneria passi all'analisi d'archivio dei pezzi di carta dell'archivio diocesano di Capua, eccetera, 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 eccetera. Sto facendo una super sintesi, ma questo per dirti ancora una volta come sono i casi della vita poi a determinare le tue traiettorie, anche le tue traiettorie di studioso. Ma Infatti, bisogna avere anche la lucidità per capire in quel momento la traiettoria giusta qual è. Non è semplice, non è solo una questione di esattamente. fortuna, perché quante No, volte si sbaglia traiettoria e ti sei giocato la carriera. io devo dirti la verità, ma poi non è che so cose che non sono porte che tu chiudi e restano chiuse, sia ben chiaro. Sono cose che tu hai fatto, fanno parte di te, rimangono là dentro e poi prima o poi viene fuori, tanto per dirti una sciocchezza. Io l'ultimo libro che è uscito nel 2019 è un libro che ha a che fare con la musica, è un'analisi etnomusicologica in senso diciamo più pieno, più che tecnico, però ha a che fare su tutta un'altra zona che non sono più, non è più la Campania, ma è la zona di Boston e la zona di Belfast, con l'analisi della musica popolare irlandese. E Ma sono quindi tutti, ma la Campania, tutto il territorio campano? guarda, io ho seguito in termini musicali, ho seguito il solito giro dove t'hanno tirato sostanzialmente, quindi la risposta è sì, è tutto il territorio campano, ovviamente non a tappeto perché questo è praticamente impossibile, anche se qua devo dire, devo spezzare una lancia a favore di Nico Vescuso che tu appunto hai citato prima. Che Nico, salutiamo. sì, con grande piacere. Nico ha fatto un lavoro di recupero, Immenso. sì, veramente immenso. Io ho cercato di stargli vicino per quello che ho potuto e per come ho potuto, ma non ho esitazione nel dirti che se avessi dovuto fare un'operazione di questo genere non ce l'avrei fatta. Ma proprio senza, non esito un attimo, lui ha avuto una perseveranza e una, come dirti, una Costanza, precisione nel sì, fare una questo, scientificità pure. sì, molto 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 interessante. E io anche adesso cerco di dare una mano, cerco di dargli una mano perché prima di tutto questo se lo merita perché è un gran bravo ragazzo, amico, ma al di là di questo è appunto uno studioso che lo fa con grande passione. E il lavoro che lui ha fatto in questo recupero praticamente di tutto il possibile che ha a che fare con il canto popolare, la musica popolare della Della terra di lavoro. provincia di lavoro, è un lavoro veramente immenso, che merita, e stiamo cercando di farlo, merita sicuramente una diffusione maggiore rispetto a quello che siamo riusciti a dare fino adesso. Uso questo plurale non perché tengo a precisare, il lavoro è interamente, cioè proprio il 99,9% di questo lavoro è nelle mani di Nico, come organizzazione, come pensiero, come realizzazione. Poi è chiaro, esistono le persone di contorno, io sono orgoglioso di dire sono una persona di questo contorno, che cerchiamo appunto di dare un aiuto a. Allora, in questo momento stiamo per esempio cercando di vedere come fare a fare delle pubblicazioni rispetto a questo enorme lavoro che è stato fatto. Io sto cercando e molto probabilmente entro la fine dell'anno ci riuscirò a realizzare un archivio sonoro per il comune di Caserta e all'interno di questo comune di Caserta Nico sarà un personaggio centrale. Insomma. Sì, Io ce l'ha dico detto, ce l'ha Nico. anticipato Nico, me l'ha anticipato nella trasmissione che abbiamo fatto con lui di questa cosa. Sì, no, E ma lui diciamo che è sono. un suo obiettivo finale, non dico finale, ma è come chiudere il cerchio. Eh sì, no, ma ripeto, ma lo
Lo merita per la serietà della persona e la serietà dello studioso. Per tutto, da questo punto di vista, io non ho proprio il minimo dubbio. Insomma, Sì, io ho avuto la fortuna poi di fare anche una trasmissione con Vincenzo Capuano parlando Oh, del. Vincenzo è un altro di quelli, perdonami che ho interrotto, ma Vincenzo è un altro di quelli, come me, direi più di me, sta cercando di aiutare. Ho fatto una trasmissione su Sant'Antonio Abate incrociandolo con Adriana Gandolfi da Chieti, quindi confrontando le due tradizioni napoletane, regnicole, però abruzzesi e di terra di lavoro di Sant'Antonio Abate. Ma Quindi, poi come ci sono vedi. due persone a me care, sia Vincenzo che soprattutto Adriana. Adriana è una Sì, poi al limite ricchissima salutiamo anche persona, lei in questo momento. senz'altro, Poi. ma anche, chiaramente anche Vincenzo. Sì, Sono per carità, Vincenzo. persone che veramente Ma lo degne stesso di Lello, stima. noi cerchiamo, ecco, come vedi, mo per Lello tornare un non attimo. lo conosco di nome, personalmente non ho avuto ancora la fortuna di conoscerlo, Ha però il fatto dei nome pezzi bellissimi, proprio il pezzo lo Janara. seguo, eh. Proprio ha fatto un pezzo su Sant'Antuono, un pezzo sulla nostra identità, un pezzo anche se. Ma il pezzo Janara, che ha fatto Janara a Lello, è meraviglioso. Ma lui Praticamente lui mi disse. come musicista è eccezionale, No, insomma. ma poi lui mi disse, Lello, che praticamente si sognò una notte una Janara. Lui la si alzò la mattina, si guardò allo specchio e scrisse questo pezzo bellissimo, che Bellissimo, mi fa veramente consiglio a piacere. tutti. Lello è. Allora, per tornare un attimo al discorso dei due racconti, come hai fatto questa ricerca? Sei andato Allora, negli archivi oppure no, sui hai trovato racconti. vecchie narrazioni? Allora, sui racconti, come ti dicevo, il lavoro è sempre quello della ricerca sul campo. Cioè tu cominci, ti porti appresso il registratore, vai in giro dove ritieni, e qua adesso sarebbe lungo veramente dirti tutti i posti dove ho raccolto queste cose, ma Vabbè. per darti un'idea, a Peggiano, Sapri, tutta la zona del Cilento, tutta la zona di Caserta, la città di Napoli. Ci ho lavorato per anni e tra l'altro anche coordinando un gruppo di lavoro, cioè per cui questo è stato veramente un lavoro a Un tappeto. lavorone. No, sì, penso di poter dire che è stato un lavoro, grazie. E poi però appunto anche lì vedi, quando ti cominci ad occupare di favolistica, anche lì vedi che non è che è un tutto omogeneo, insomma, te lo dicevo un pochettino anche prima. Quando parli della narrativa folclorica, tu hai tantissimi, ma veramente tanti, tante sfaccettature, no? Citavi prima Basile, ed è chiaro che appena citi Basile non può non parlare della favola in senso stretto, quello che tecnicamente si chiama favola di magia, se seguiamo la distinzione di Vladimir Propp. Però queste sono una parte dei racconti. I racconti sono, lo sai meglio di me, c'è di tutto e di più all'interno. Allora, e a me ha cominciato a interessare, mentre facevo questi lavori sul campo, uno specifico tipo di racconti che io ho chiamato i racconti meravigliosi, ecco perché ti ho chiesto di mettere questo nome alla trasmissione. I racconti meravigliosi, che altro non sono che brevissimi racconti, normalmente non ti durano più di 20 secondi, 30 secondi. Tieni presente che una favola, se raccontata da uno storyteller bravo, quello è capace di portarti avanti per mezz'ora la narrazione, Come fa Beppe Barra quando recita alcune poi come fa eccezionali. Marcello con l'Asurdo con l'Uccello Grifone, cioè Eh quelli sì. ti portano dove vogliono, insomma. Non... Questi invece sono raccontini molto brevi, raccontini molto, molto brevi, dove normalmente all'interno c'è una figura meravigliosa, no? E per figura meravigliosa, giusto per sintetizzare, per esemplificare, io ti parlo appunto di streghe, ti parlo di lupi mannari, ti parlo di Monacelli o Mazza Maurielli. Questo genere, ti parlo di fantasmi, ti parlo di questo genere di figure che all'interno della tradizione, io ti dico campana perché è quella che ho studiato in questo specifico,
ma chiaramente queste figure sono presenti dovunque, in tutto il mondo, con nomi diversi, ma la sostanza quella è, la struttura quella è. E qua poi mi sono divertito un pochettino nel corso degli anni a, ad Sei arrivato analizzare questo pure. tipo di racconti, insomma. Noi siamo in Alta Terre di Lavoro, che adesso è Sud Lazio. Da noi ci sta il Mazza Mauriello, il Barbacello a Mazza Mauriello a Gaeta e il Barbacello a Sora. Sei arrivato anche qui? No, sono arrivato, no, fino a Gaeta e a Sora non ci sono arrivato, Alta Terre ma di Lavoro no. no, non, perché questo è successo prima che io venissi a Cassino a lavorare, ma non mi stupisce, Claudio, cioè, io sono convinto che al di là del nome che assumono, insomma, queste figure, comunque queste figure sono presenti dovunque nell'ambito folclorico, insomma. Si chiamano in un modo, si chiamano in un altro, non, quello per me, dal mio punto di vista, non è tanto rilevante. Quello che è veramente importante è il rapporto che ha la persona, il popolo, se vogliamo usare questo termine un po' abusato, con queste figure. Che, a cosa servono queste figure? Insomma, e qua la cosa poi è abbastanza divertente perché finalmente queste figure hanno lo scopo di veicolare attraverso il racconto degli insegnamenti di natura morale, insomma, no? Cioè, per cui il fantasma è quello che magari Ma anche educativi per i più piccoli. Sì, assolutamente, ma appunto è Pedagogici. esattamente della trasmissione, insomma, no? Della trasmissione del valore, no? E la cosa qua diventa interessante, e questo è quello su cui sto lavorando adesso, proprio in questo momento, è che proprio questo aspetto giustamente pedagogico, come hai nominato, questo atteggiamento moralizzante, eccetera, fa sì che questi racconti non hanno tanto una vicinanza con la favola. La favola è un po' un altro mondo in questo caso, ma hanno una vicinanza con un genere letterario che adesso non c'è più, è scomparso perché è un genere letterario medievale, che è quella lì, la letteratura degli exempla. Gli exempla erano questi racconti che i sacerdoti, i predicatori soprattutto, facevano con questo scopo appunto pedagogico e moralizzante. Insomma, ci sono delle vicinanze molto interessanti. Questo è esattamente questo quello che sto cercando di Scusami, ma forse dei brevi racconti un po' di stampo biblico, delle clip, sacerdoti usavano quella tecnica? allora, il sacerdote quando faceva la predicazione, per farsi capire parliamo del Medioevo naturalmente, per farsi capire dalla gente, era inutile che andava a fare tutte delle vippe mentali o delle cose teoriche, eccetera, no? Certo. Colpiva molto di più l'attenzione se ti portava all'esempio concreto, no? Allora, Le questo metafore. X ha fatto questo, no? Si è trovato in questa situazione ed ha risposto così. Allora, sull'esempio del santo X, tu ti dovevi in qualche maniera comportare, no? Ora, senza entrare troppo poi negli specifici, ma ci si può fare, è la stessa cosa di chi ti racconta, la stessa cosa. Strutturalmente parlando è la stessa cosa di chi ti racconta, dice guarda, non uscire la notte, perché se esci la notte ti possono rapire le streghe, se ti rapiscono le streghe poi vai al sabba ti fanno ballare e quando poi ti fanno ballare c'è il rischio che muori perché sei troppo stanco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è comunque un fine didattico e un fine moralizzante all'interno di questi racconti. Mentre mi dici questo, pensavo, perdonami, forse la mia natura cattolica, alle parabole di nostro Signore Gesù Cristo che diceva con quattro righe, cioè, insegnava la morale, che è quella nostra cattolica, la stessa tecnica, credo. O No, mi sbaglio, ho sbagliato, professore, ho sbagliato. ma nella maniera più totale, perché è esattamente questo. L'exemplum medievale nasce sulle basi dei racconti biblici, non è che venne fuori a così, insomma. È una forma narrativa che ha questo come base, proprio la Bibbia, insomma, proprio le parabole, proprio
è questo esempio che tu devi seguire, insomma. Poi Diciamo che. è una cosa che si è andata a perdere. Non. Diciamo, beh, guarda, io sono cresciuto così comunque. Io, dalla mia infanzia, la mia adolescenza, crescevo così e lo trovavo molto educativo perché poi ancora esisteva la differenza tra il bene e il male, non c'era la confusione. Ancora esisteva il peccato come il peccato, e col peccato è la trasgressione, cioè che dava valore alla trasgressione, cosa che si è persa. Io sono personalmente cresciuto e non me ne sono pentito di essere cresciuto così. Quando trasgredivo sapevo che stavo peccando, però mi divertivo, ma poi mi dava l'humus per continuare il mio quotidiano, ma poi ritornavo nei ranghi, insomma. Certo, Oggi non si certo. capisce più niente, non c'è più la differenza tra il bene e il male. Oggi è l'epoca in cui Joker è il mito e Batman è un fesso, e questa oggi è l'epoca, è questa. Diciamo Non che i è che tempi si, cambiano. non c'è più, dis, non c'è più distinzione tra bene, c'è sempre una giustificazione per il male che si commette, c'è sempre. Poi Troisi in Capitan Fracassa dice: sì, però pure chi che tenne i sordi alla fine fanno sempre male. Fammi capire, in quel famoso bellissimo film di Ettore Scola, dove Lo Troisi ricordo. fa con le due parole che te sega, no? Che sono tutte le scuse dei progressisti che dicono: beh, per carità, perché effettivamente oggi chi è normale trasgredisce, chi sta nella trasgressione sembra una persona normale. Vabbè, comunque, questa. Però sono cose importanti. Ma dimmi una cosa, ma queste sono, quindi sul campo, come, cioè, che vuol dire sul campo? Hai trovato pure degli archivi oppure persone anziane che hanno. Soprattutto persone, ma non necessariamente anziani, perché No, però no, anziane per dire, a voce, devi dire. sì, a voce, infatti tutte queste cose sono registrate, stanno in cassette da qualche parte, messe riservate. No, io ho sempre preferito, all'inizio almeno, ho sempre preferito il rapporto umano, cioè anche la dinamica di come ti viene raccontata è una cosa importante, insomma, non è soltanto Eh come sì, viene raccontata. l'interpretazione. Certo. Perché anche nella narrazione c'è la musicalità. Ma soprattutto, no, io mi ricordo quando scrissi il testo che poi ritorna il titolo I racconti meravigliosi, no? Cioè, io mi ricordo che uno dei problemi che veramente me lo ponevo sul serio, e ti confesso, teoricamente parlando, questo problema esiste ancora al 100% e non lo schiodi, ed è: ma io come faccio a prendere un racconto che è nato e vissuto nell'ambito dell'oralità, cioè è nato e vissuto per essere raccontato, per essere detto? Perché ci devono essere le pause, perché ci devono essere le accelerazioni, perché ci devono essere i cambi di tono. Un racconto non è una sequenza di parole, è un racconto, è molto più vivo. Allora, la domanda che io mi ponevo, io mi faccio un libro su queste cose qua, devo trascrivere i racconti. Che senso ha trascrivere i racconti? Io perdo un casino di informazioni nel momento in cui io mi metto a scrivere, perché passo da un mezzo che è quello orale ad un mezzo che è quello scritto, che hanno funzioni completamente differenti, e Eh sì. E conseguentemente perdi una serie di cose, ne guadagni altre, però ne perdi quello di qualità. passi, è difficile passare dalla poesia, dalla musicalità alla prosa, no? Eh sì, ma poi appunto manca la vita nel momento in cui tu la trascrivi, è inevitabile, cioè il signore che ti, o la signora che ti sta raccontando questo sua esperienza di aver incontrato una Janara in mezzo alla strada, insomma, no? Cioè, ma tu la senti la paura, senti il vissuto, senti. E se io te lo trascrivo, sì, faccio un'operazione meritoria perché perlomeno rimane fissato in qualche maniera, però tutte queste cose qua io non te le posso. Come faccio a dartele? Non è possibile, insomma. Quindi tu questi racconti come li hai catalogati? Li hai messi solo in cassetto oppure li hai pure pubblicati? No, questi sono pubblicati, io su questo ho scritto sono un po' di Sono roba. pubblicati però riconoscendo il limite di non. Il Io limite. mo ti faccio perdonami una risata, perché quando scrissi questo libro, che poi all'epoca era già credo il quarto sui racconti,
Io all'epoca avevo a che fare con un signore che si chiamava, per dire, pure lui è un altro che se n'è andato, Alberto Mario Cirese, che era anche lui un Alberto antropologo. Mario Cirese? Sì, Alberto Mario Cirese, che insegnava antropologia alla Sapienza a Roma. E niente, io posi questo problema a lui, gli dissi: Alberto, ma come Madonna faccio io qua a risolvere questa situazione? E lui all'inizio cominciava, sai, a rispondermi seriamente, dicendo: cerca di fare questo, cerca di fare quest'altro, cerca di fare quell'altro. E io però continuavo a dire: Madonna, ma io non me la sento. Alla fine, sai che cosa mi rispose? E questo almeno a me ha dato la sensazione del tutto. E mi fece: Augù, ma tu questo libro lo vuoi fare o no? Cioè, dove il concetto era: certe volte, se tu vuoi pubblicare qualche cosa, se vuoi mettere a confronto con gli altri i risultati che hai ottenuto, e beh, certe volte devi pure accettare che non sarai perfetto, che alcune cose te le perdi per strada, che alcune cose che volevi dire non le dirai. Vabbè, pazienza, è camera. Ti ha dato uno schiaffo, insomma. Ma proprio un paccheregino, proprio. Ma sai che cos'è? Sai che cos'è, Augusto? Credo che alla fine la bellezza risiede nell'imperfezione. Le cose perfette sono noiose. Assolutamente, E quindi. assolutamente, assolutamente. E anche lì, ti ripeto, è stato un insegnamento di vita, no? Cioè, ti ricordi all'inizio tu dicevi proprio questo, l'oggettività, la ricerca, io il graal, eccetera. Ma quale graal, insomma? Cioè, io quello che voglio fare, io scrivo due cose, poi le faccio leggere a Claudio. Claudio se le legge, poi mi dice: guarda, co, hai detto una cosa stronzata. Io sono contentissimo se Claudio mi dice una cosa del genere. Il metodo E mi fa scientifico confronto. crescere, capisci? Non è una. Comunque, se posso, però mi devi dirti, devo presentare il mio assistente. Come Posso no? presentare? Ci mancherebbe. Ah. E chissà pure Lello. Ogni tanto i nostri ospiti ci fanno sempre un cane. Ormai siete tutti con un cane. Facendo di tutto per chiedere l'attenzione, insomma, capito? Allora mi vede che sono impegnato, allora fa tutte le cose che puoi immaginare perché Ma dimmi una cosa, Augusto, ma dove vivi? io Ma dove vivi? Dove abiti? A abito adesso a Santa Maria, a Capua Capovetere. Vetere, mi sono trasferito Ma sei di qui. Caserta? Dunque, io di nascita sono di vicino Viterbo, un paese che si chiama Vetralla. Ah, Vetralla. Sì, Conosciuto benissimo per l'armata Brancaleone. esatto. Grande, Però i miei vennero a Caserta che io avevo 10 anni, insomma, cioè, quindi onestamente mi considero casertano, insomma. grande. Terra di Anche se poi. laborino, terra di... gli abitanti a terra di lavoro sono laborini. Anche se poi nel 99, come dire, ho fatto la valigia, magari non ci ho messo, non era né di cartone né c'avevo lo spago che la chiudeva e sono andato a Boston, Senti, insomma. stiamo verso la chiusura. Che ci Dimmi dici? tutto. Qualche ricerca che hai fatto? Così è il futuro, che cosa ci regalerà in realtà il presente e il futuro? Ma guarda, io come ti dicevo, dovendo. Io a un certo punto ho fatto una scelta di vita, no? Che è stata quella lì, come ti dicevo, di andare via dall'Italia e cominciare a vivere negli Stati Uniti. E là inevitabilmente trovi altre cose, insomma, che magari vuoi cercare di capirci un po' di più, anche se poi a finale giri sempre intorno agli stessi temi, perché ce li hai dentro questi temi, per farti un'idea. Io a Boston la prima cosa che ho fatto è ho lavorato sui processi di stregoneria di questa cittadina vicino a Boston che si chiama Salem. Cioè, avevo appena finito di pubblicare il libro sui processi di stregoneria a Capua, per me era naturale, insomma, arrivare a continuare a fare quello. Poi, come ti raccontavo, sempre in quel degli Stati Uniti. Ho cominciato a occuparmi dei rituali festivi che gli italiani hanno portato negli Stati Uniti, insomma, perché strano a dirsi, ma
Se vuoi vedere le feste popolari come si no. facevano all'inizio, devi andare in America, non devi cercarle qua in Italia. Non è strano a dirsi, fidati. Qui le feste popolari originali sono quelle ancora legate alla tradizione cattolica e quelle del sacro. Il resto sono perse tutte quante. Ma si può dire, un'altra curiosità, ma si può dire che la balla. Io lessi una volta da un libro, da un romanzo bellissimo di Maria Roccasalva, che la ballarella nasce per le Janhal, le signorie dei Longobardi nel Beneventano. Ma guarda, tutto è possibile, insomma, cioè io su questo ti sembrerà strano, però non sono mai andato molto alla ricerca delle origini di queste cose. Perché ti dico questo? Perché è estremamente più interessante dal mio punto di vista vedere la contemporaneità di quello che sta succedendo rispetto a come dirti, a quale potrebbe essere la progetto. Cerco di farti un esempio, sperando di non essere troppo fastidioso. L'età murriate, no? Allora, le età murriate sono sostanzialmente delle forme di preghiera, letteralmente, che vengono eseguite, venivano, perché mo c'era il Covid, mica perché è caduto, ma tra un po' ricominceranno, venivano eseguite al di fuori dei santuari all'interno della campagna, no? Madonna dell'Arco, Madonna di Sì. Montevergine, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, molte persone, a cominciare da De Simone, fanno una correlazione di natura storica, per cui dicono che queste età murriate hanno a che fare con dei culti precedenti, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ma mi dite perché non dovrebbe essere così? È chiaro che quelli hanno a che fare con dei culti precedenti, insomma, cioè. La religione cattolica si basa su dei culti che stanno prima, cioè, quindi perché non dovrebbe essere così? Allora la mia domanda diventa: ma non è forse più interessante, o almeno per me è più interessante, questa è la mia risposta, perché adesso le età murriate, il mio perché è di qualche anno fa, perché adesso ti ripeto, non me ne sto occupando tanto, perché le età murriate si fanno nei centri sociali? Perché tu fai i workshop di età murriate? Quando mai si è fatto un workshop di età murriate a livello di cultura popolare? Non esiste proprio il concetto, no? Cioè tu impari con gli occhi, rubi la tua conoscenza, la rubi con gli occhi, come qualsiasi apprendista fa. Allora, non è per caso più interessante capire per quale motivo oggi, nel 2022, se io vado al centro sociale X, magari mi trovo qualcuno che fa le età murriate, oppure faccio un esempio, perché oggi, nel 2022, io ho Luca Rossi che ha appena finito di fare un workshop in quel di Roma sull'uso della età murria. A me questo è quello che interessa, capisci? Però premetto, anzi scusami, non premetto, ribadisco che questa è ancora una volta la posizione di Augusto, insomma, no? Cioè, ma se uno si vuole fare tutto il giro delle Madonne Nere, a cui io non credo, detto tra parentesi, ben venga, è un suo diritto, è un suo. Non ci vedo Perché niente non credi, di male. scusa? Perché non Perché credi allora? siamo sempre lì? Perché la Madonna non dovrebbe essere nera? Non può non essere nera, è palestinese, santo Dio. Cioè, non è bianca e quella è la lettura della scuola toscana del 300, insomma, cioè che la fa diventare bionda e con la Guarda, pelle anni fa conobbi, adesso non ricordo il nome, guarda, credo che si chiama Marino, un omone grosso con la barba. E ci spiegò il ciclo delle Madonne nere. Aspetta, aspetta, che era molto legata alle stagioni. Iniziava nera, infatti, poi ci ho pensato. Iniziava nera con Montevergine, anche da noi, per poi, mano a mano che si andava nelle Madonne, che più andavano verso la primavera, si sbiancavano per il ciclo delle stagioni, per tornare a Montevergine nera. Però lui dava la sovrapposizione della Madonna sugli elementi pagani, cioè lui iniziava nera, poi
Infatti il circo delle Madonne poi diventa bianca, sempre più, per poi per ritornare poi a settembre, sempre Madonna di Montevergine, a tornare nera. E ci davano, aveva fatto degli studi molto importanti, pure sul ballo della Dame Muriata, perché c'era l'intreccio che adesso sarebbe troppo lungo da spiegare. Proprio il fatto, sai che c'è, Augusto, io credo che tutte le interpretazioni, tutti gli studi tra loro, per fortuna, non si eliminano, non si fa 0-0, ma si sommano, ognuno fa il suo Proprio ed è un proprio, arricchimento per tutti. ma io questo, infatti, proprio su questo volevo dirti. Allora, se tu mi dici, Augusto, tu che cosa ne pensi? Apriamo un dibattito, io ti Beh, rispondo. il tuo Il pensiero. mio pensiero va in un'altra direzione, però mentre ti dico questo, io ti dico massimo rispetto per la persona che ha detto questo, sia ben chiaro. Cioè, poi, come quella persona ti dirà, io voglio essere rispettato per quello che faccio. Io ti dico, a me interessa un'altra cosa, insomma, no? Ma per amore di Dio, insomma, cioè, non ci vedo nulla di strano. Ancora una Ma volta, per fortuna. nessuno di noi è depositario della verità. No, ma per Perché? fortuna, anche perché i tuttologi non servono a nulla, ognuno si deve Speriamo specializzare di nel suo, Dio. no? Questo è. Speriamo di Dio, Ed è un no, no. arricchimento. No, ma questa persona non riesco più a trovare il nome e il numero, perché poi mi fece anche una spiegazione antropologica proprio del ballo della Dame Muriata. Ma guarda. E io poi l'ho verificato questo fatto delle Madonne, e cioè aveva ragione, perché poi le Madonne mano a mano inizia dalla Madonna Nera Schiavona di Montevergine, piano piano, perché pure da noi ci sta la Madonna di Canneto, tu sai che è nera, no? Sì. No, Che ma era praticamente, si sono due. sbiancava per poi tornare nera. Ecco, io non è che voglio mettermi a contestare questa cosa. Io No, ma per carità. pongo una domanda. Scusate, facendo un capina d'accento. Se in questo momento, tu come te la immagini una signora palestinese di 25 anni? Come te la raffiguri? Io me Da la olivastra, raffiguro con una carnagione olivastra. mediterranea come noi, come anche le nostre calabresi, siciliane, Allora, napoletane. le Madonne che noi siamo abituati a vedere normalmente sono quelle lì che vengono fuori dopo che c'è stata una. Come dire, un preciso momento storico nell'arte, che è appunto la scuola senese, che determina le caratteristiche dei santi e soprattutto delle Madonne, la Madonna diventa bianca e bionda. Molto probabilmente, se la Madonna è un personaggio storico, non è né bianca e né tanto meno bionda. È palestinese, santo Dio, insomma. Certo, sì, per Questa è la carità, prima cosa. assolutamente. Un'altra delle Assolutamente. ipotesi del perché esistono le Madonne nere è non dimenticare un'altra faccenda, che la maggior parte di queste Madonne di cui tu hai parlato, a cominciare dalla Madonna di Montevergine, sono pale di legno. Il Sì. legno nel corso del tempo scurisce, quindi inevitabilmente questi pigmenti poi hanno a che fare. Ma mo, ripeto, mo non voglio fare No, il vabbè, ma giornalista del piffero, perché poi figura di. Credimi quando ti dico che non lo sono, ti dico semplicemente, io la penso così, però ci tengo veramente a sottolineare, se io ti dico non sono d'accordo, poi possiamo aprire tutti i dibattiti che tu vuoi, però sappi una cosa, io avrò sempre rispetto per la posizione che gli altri pongono, poi diventa una scelta, ragazzi, io mo in questo momento sto impazzendo io i trattati sulla favolistica medievale, figurati un attimo se mi posso permettere di dire a qualcuno: ma che cavolo stai facendo? Quest'altro qualcuno dice: ma guarda te, io tu. Quindi non lo farò mai, insomma. va bene, quindi ci saluti dicendo che stai lavorando sulla favolistica medievale, giusto? Sì, su questo rapporto tra questa forma. Di narra di narra queste forme narrative medievali che sono gli exempla e poi le metto in relazione con i racconti, Ho quelli che ti capito. dicevo, questi racconti meravigliosi. Voglio Questo è chiudere con poi. questa ultima domanda. Il nostro territorio è tra i più ricchi di tradizioni popolari anche nella favolistica, oltre che musicale. Io penso che il nostro territorio è estremamente ricco di tutto, insomma, non,
Però quando ti dico estremamente ricco di tutto, io ancora una volta non vado, non cerco qualcosa del, diciamo, di originale o meno. A me che la favola X sia presente a Caserta, come a Cassino, come a Milano, mi fa solo piacere, insomma. Non cerco il tratto caratteristico per poter dire, ah, guarda Caserta rispetto agli altri. No, no, questo è proprio l'ultima cosa che mi interessa. Mi interessa invece molto cercare di capire come queste cose venivano comunicate. Uno dei falsi miti, no? Che c'è in antropologia in generale, ma anche nelle tradizioni popolari, è questo concetto della comunità chiusa, no? Cioè, per cui questo canto si fa a Macerata Campagna. Ma secondo te quelli di Macerata Campagna nella loro vita non hanno mai messo un naso fuori Ma dalla non è possibile, tra l'altro, ma poi il nostro territorio, il nostro regno che è caratterizzato sulla promiscuità etnica millenaria, che la vede nella musica, nella narrazione, nella cucina, c'è cioè la mescolanza e contaminazione. Poi il nostro territorio è sempre stato la civiltà dell'accoglienza e della convivenza. Quindi di che Pensa parliamo? quanto è bella una cosa di questo genere, Ma è no? una Cioè, ricchezza enorme. immagino. Io penso che se esistita, storicamente parlando, una città veramente a livello multietnico, a livello proprio moderna, pure dall'epoca in cui era una città greca, è Napoli. Napoli è l'ideale della città, cioè nel senso che proprio è un flusso continuo, insomma, C'è di un cose. tuo collega con noi che stiamo collaborando, il professor Domenico Scafoglio, Ecco, figurati, lo conosco bene, non che dice grande. praticamente, no, poi ti spiego, che dice praticamente, lui dice che Napoli è la prima città postmoderna al mondo. Ma sono assolutamente d'accordo. Guarda, hai sintetizzato, lui ha sintetizzato esattamente Lui, non quello io, che eh. cercavo proprio di esprimere questo. Se E allora. c'è, cioè, una città postmoderna è Napoli, ma Sì, dall'epoca in cui era partenope, mica da poco. ma è sempre stata avanti. Infatti, Napoli per me è l'unica città al mondo dove ancora non assorbe cultura, ma crea cultura e la dona agli altri. Ma Perché nella maniera più totale oggi e non netta, si nessuno più crea cultura. E guarda. niente, io ti volevo salutare, infatti, dicendoti: siccome noi come associazione stiamo nel comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, che ha creato, dove è presidente il professor Scafoglio, dove ha Lo creato e ha so, lo voluto che ci. E noi ti lasceremo con un. Ho trovato su YouTube un racconto dedicato a Pulcinella. Quindi noi salutiamo anche il professor Scafoglio con questo saluto. E farò passare un video come ci congederemo, dedicato al racconto su Pulcinella. Augusto, io ti ringrazio. Ma Claudio, è stato un Ci piacere hai mio, dato un onore ringrazio incredibile. Spero che io. sei stato bene con noi, nonostante non siamo Assolutamente. dei professionisti della No, figurati, comunicazione. guarda, no, è che se ne è fatto, cioè il professionismo è una cosa Vabbè, che mi ci sei una fatto. chiacchierata. Preferisco la passione al professionismo, ti dico la verità. Niente. E spero pure che ci potrai dare modo di fare altre trasmissioni, forse quando avrai finito il prossimo lavoro. Intanto io qua sto, in questo momento l'idea di ritornare negli Stati Uniti non si parla proprio, No, quindi quando per noi è un onore, perché niente, questo lo facciamo per gli altri, noi lo facciamo per passione, come dici tu, e noi ti ringraziamo. E a di veramente lui. ti auguro una buonissima serata. Anche a Grazie te. ancora. Ciao, ciao a tutti. Che sta ca e a storie Pulcinella. C'è stata una madre che era vedova e teneva tre figlie mascule. Nui orno tutte e tre ricette ne issana per cercare fortuna. A mamma ci rette tutte sorde che teneva, le buone ricette e chi se ne jettere. Aroppo cocche giorno, i più grossi sono tornarono perché avevano fornuto i sordi. O terza invece, fornute sorde, continuai a pastare da soia. Giunta nel paese, si stava puzzando di fame. Trasero in un macellaio, un chianchiere.
mille c'eretta a magnà e alla fine uaglione che non teneva manca un sordo, ricette. Cumpa, va a pigliare sorda a casa, anzi, visto che fa caura, lascia cau cappotto. Se ne jette e non tornai più. O chianchiere all'orietto del bunano. Signor giudice, chi lo sa magnato non puzza e cosa, e non m'ha pavato. Non ne ho vere, ricetto guaglione, sto infama, non m'ha rata niente e s'ha pigliato pure un cappotto mia. O giudice allora, facette pavana molto chianchiere, e guaglione la sette libera. A roppa, guaglione ietta a torre, ma chi ster morto? E tutto quanto so piangevano. Se facette notte, e io non trovai a dormire, e dicette, mo me ne va a grindà a chiesa, se c'è sta o prievata, c'è rica si mi fa dormire là. Rindà a chiesa, c'è stiva a tomba il re, con tutto tesoro. Io non aveva retta, c'è caretta a rind, e s'addormentai. Ma roppano poca, trasettano un pare ladra che se volevano rubare il tesoro. Pascià, a calate rinda tomba che ci fottimmo tutti i gioielli. No, io non ci voglio lì perché mi mette a paura, vanci tu. Pascià, o te cala o tacci rim. O guaglione, se nasconnette buona e meglio e non si facette sentire. E i ladri, faticando con macchè, portarono allora a fuori tutto tesoro. Ma quando fui alla fine, o guaglione ricette una voce vascia vascia. Chi si prende il mio tesoro? Chi se lo prende? E i ladri fu tutte paura perché pensavano che ero spirito il re. Se ne fuiettano e lasciano là tutte i gioielli. Guaglione accetta fuori, se pigliai il tesoro e se ne ietta a casa. Quando veretta a mamma, che se nato poco non lo riconosceva, perché erano passate tant'anni. Ma essa si facette riconoscere e c'eretta tutto tesoro a essa. E a così vissero felici e contenti.